Secondo me partiamo un po' dalle vostre curiosità, siamo pronti per raccontarvi tutto, quindi io, vabbè, fatemi fare un ringraziamento a chi mi ha fatto mettere in questa poltrona, che per me è un orgoglio che va di là di tutto insieme nella vita. Io penso che anche così ho potuto fare presente a questo club sia una roba incredibile, e prendo questa responsabilità con grande voglia, con grande spirito. Dico veramente che non è una cosa semplice, ma è veramente un sogno. Quando ho capito che mi davano questa opportunità, poi ho chiamato anche Marco, perché in questa avventura volevo riportare Marco, che è stato super di atteggiamento, super come persona, e secondo me è l'acquisto più importante in questo momento del club. Quindi quando gliel'ho detto non ci ha messo un secondo a dirmi di sì, e fatemi fare un po' di polemica, poi ci andiamo sopra. È stato anche l'unico giocatore che è andato via della Fortitudo e non ha fatto nessun addio. Questa è lo stile, no? Che ha detto, questo è lo stile di Fortitudo. Non ha fatto nessun post su Instagram, su Facebook, su salutare, fare, vediamo, andare via. Beh, insomma, il suo curriculum parla chiaro, e quindi chapeau, quindi è stato il primo a entrare con noi in questa avventura, che ci prendiamo una responsabilità enorme, ma ce la prendiamo e ci mettiamo la faccia. Poi Marco vuole dire qualcosa e commettiamo le vostre domande. Anch'io sono molto contento di essere ritornato a far parte di questa, che la considero una grande famiglia. Partendo dalla proprietà, partendo da Cristian, che è diventato presidente, partendo da tutto lo staff e dal gruppo dei nostri tifosi. Come ha detto Cristian, ci siamo conosciuti quando eravamo in Serie B, abbiamo avuto la fortuna di portare in poco tempo questa squadra nel secondo campionato italiano, e ora il nostro input, la nostra voglia, il nostro desiderio è quella di farla crescere nonostante i buoni risultati dei campionati fatti in A2. Come ha detto Cristian, è un impegno importante, un onere importante, ma anche un desiderio di andare oltre i nostri limiti. Quindi penso che sia lui che io metteremo tutte le nostre capacità, tutte le nostre qualità per cercare di far rendere al meglio questa squadra. Poi prima domanda per Cristian. Puoi chiarirci tanto quale sarà il percorso, perché adesso c'è una proprietà che può si trasformare in un'altra cosa, se si può citare qualche altro socio, e quale sarà il ruolo del ministro Galletti, che ti accompagna, sta cercando la forma, però il ruolo etico, il ruolo formale. Allora, il percorso è, come voi sapete, la fondazione ci vogliono due-tre mesi, perché c'è un percorso di prefettura, c'è tutto un lavoro burocratico. Percorso molto semplice, c'è un impegno di questi imprenditori di 3 anni, quindi è nata questa fondazione, ma faranno parte per 3 anni un impegno di questa situazione, quindi c'è 3 attività, c'è un progetto da qua a 3 anni, e a settembre verrà trasformato da questo comitato, settembre, metà settembre, sui tempi tecnici, non so, però in questa fondazione. Questa fondazione faranno parte 10 soci fondatori e 10 soci sostenitori. I 10 soci fondatori sono quelli che governeranno la Fortitudo e decideranno chi gestirà la 103 e la CAB. In questo momento hanno dato il mandato a me, e per 3 anni ho il mandato per cercare di fare un percorso fatto bene. È molto semplice, la cosa importante che dà stabilità, perché è un impegno triennale, non è un impegno una tanto, c'è un percorso, quindi in questo momento abbiamo voluto costruire proprio un percorso di continuità, perché in 2 mesi non si fa niente, ci vogliono almeno 3 anni. L'obiettivo era 5, era un impegno molto lungo, però già 3 ti dà l'opportunità di programmare percorsi interessanti. Se ci sono, è giusto che lo dicono, tra virgolette, chi fa parte, che adesso è muratori, ma sarà Meloni il presidente. A settembre verranno fuori tutti i nomi e si faranno. Quando è fondazione, è giusto che venga costruito bene il percorso della proprietà. Però sono 10 imprenditori,
che hanno garantito l'opportunità di andare avanti per altri 3 anni, però non ci possiamo neanche dimenticare chi c'era prima, che secondo me va fatto un plauso a chi ha costruito questo percorso, che non è abbandonato, perché una parte è dentro anche nella fondazione. Quindi bisogna dire che bisogna essere anche molto onesti, cioè in questi anni qua di rinascita di Fortitudo non è mancato niente, sono stati pagati gli stipendi, sono state pagate le iscrizioni, quindi secondo me non ci sono stati litigi, alla fine nessuno si è mai dimesso, e quindi direi che secondo me in questi anni qua, che sono qua io da quando 4 anni sono ripartito, alla fine cosa si può accusare a questa società? Cioè, mi meraviglio di gente che dice la società dov'è. Ecco, c'è scritta, non c'è mai stato un problema a pensare di ci scriviamo sì, ci scriviamo no. C'è sempre stato, c'è qualche giocatore, c'è stato qualche lodo, c'è stato solo qualche giocatore che ha fatto il furto e noi non ci siamo piegati a questi giocatori, perché la società c'è. C'era, c'è anche adesso, quindi siamo molto tranquilli, molto sereni e abbiamo l'idea chiara. Come città c'è già l'idea chiusa, è già passata l'esperienza della fondazione, che non è stata un'esperienza particolarmente brillante. Quali sono le differenze? Le differenze le ho dette prima, per loro chiaramente abbiamo studiato, no? Perché questo era un ingresso, una tantum. Qua l'ingresso non è una tanto, ma l'ingresso è per 3 anni. Quindi già lì c'è una differenza sostanziale su questo fattore. Non puoi pensare di programmare a vista. Quindi per 3 anni abbiamo una certezza che questa fondazione metterà nelle casse della 103 una cifra, che si aggira dai 400 ai 500 miliardi. Se voi pensate che questa società in questi anni ha perso massimo 243 mila euro, mi sembra che sia quello di quest'anno, ma non vorrei dire, però mi sembra così, vuol dire che per 3 anni in questo momento siamo tranquilli. Siamo tranquilli, potremmo addirittura spendere qualche soldo su qualche prodotto che rimarrà per la Fortitudo, tra cui il centro sportivo. Il fatto del prestato triennale riguarda la fondazione, è collegato anche all'aspetto tecnico del campo, oppure sono due cose che, tra virgolette, vanno? Chiaramente, adesso tranne Matteo che ha un contratto, siamo ancora di 2 anni, quindi alla fine per noi il percorso è triennale, quello sì, vogliamo assolutamente cercare di mettere a posto la situazione nel modo migliore. No, come dicevo prima, da questa esperienza non puoi programmare, soprattutto anche il settore giovanile, soprattutto anche il futuro di un club, non puoi fare a vista, non si può fare. Quindi la tranquillità, la serenità di tutti è proprio di mettersi lì a programmare. Minimo da 3 anni, non mi nascondo, ho chiesto 5 anni, però effettivamente 5 anni è bellissimo, quando stancherò anche io forse, per qua 5 anni. Quindi l'obiettivo era proprio di riuscire a lavorare con un progetto, perché se non lavori senza progetto diventa difficile. Quindi viene fatta anche con l'ottica che se viene raggiunta la promozione sul campo si va avanti, cioè la fondazione tra virgolette è pronta per questo, cioè come idea. Sì, questo gruppo nasce anche per dare stabilità, per cercare di avere le basi solide per un campionato superiore, questo è sicuro, però sì, bisogna arrivare, però sicuramente l'obiettivo è di avere stato studiato dall'esperienza precedente, di avere delle basi solide per provare a fare il salto sopra, se lo vuoi fare starci, è l'obiettivo. Questo è sicuro. L'ingresso è blindato, nel senso che cos'è intende? Sono 10-10, no? Sì. Arriva all'11esimo e nello statuto della fondazione può allargare e decidere i soci se fanno entrare 11, 12, 13, 14. Oggi il tetto è 10, però si può allargare con le piccole cose. Non ci credo. Marco non ha niente da dire. No. Sono due lati separati. No.
E una domanda di mercato, a che punto, ciao, a che punto è la trattativa con Cusin? Quella di ieri. Quindi aspettiamo questa settimana, la prossima. Che idea ti sei fatto dell'atteggiamento anche del giocatore? No, l'atteggiamento del giocatore di quel livello lì è normale. Che possa cercare di capire se ci sono opportunità più alte di noi. Chiaro che noi abbiamo fatto una proposta secondo noi molto interessante, ma lui è molto contento di quello che abbiamo fatto. È chiaro che giustamente ci sono degli aspetti tecnici da capire bene, perché non abbiamo fatto una proposta di anche qua di 6 mesi. Una scelta di vita, ci sono tante situazioni, è giusto che un giocatore che fa una scelta di vita si prenda il suo tempo. Noi siamo molto contenti, lo aspettiamo a braccia aperte, perché anche se fa un'altra scelta non piangerà di non aver scelto la propria tutto. Marco può essere testimone. Cosa vuol dire giocare qua? Qualora lui decidesse di non venire, ci sarebbe un'alternativa, o secondo te la squadra ha già fatto? Ma adesso che parli di un carretto parla con condizioni. No, bisogna adesso da presidente. No, vabbè, sono un presidente un po' particolare. Già uno che mi chiama presidente mi viene il brivido. No, secondo me siamo già molto molto competitivi, però è chiaro che la sua è Marco, che oggi è il primo giorno, quindi è un argomento che Marco parlerà con Matteo, capiranno bene un po' le loro strategie. Sono convinto che così ne ha un giocatore che darebbe qualcosa di più di tutto il resto. Quindi, però Marco qua adesso sarà lui con Matteo a decidere bene un po' tutte le strategie. Senti, il vero proprietà della partitura, se si può dire, senti anche questo due punti. Sì, diciamo che uno dei, sì. Insomma, la porta prenale, donna, ma io posso parlare, non voglio farlo. No, 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 per me viene di proprietario sono i soldi. No, scusa, poi è chiaro che no, diciamo secondo me è una voce, cioè non una società, io sono l'idea, cioè il motore, la propulsione, però il motore l'abbiamo acceso noi. Allora, no, io ti voglio venire a dire, cioè, su questo, cioè, sono il primo, no, però ti posso garantire che quando 4 anni fa ho aperto il Palazzo delle Sport, erano i 4. Ok, no, okay. Sì. Cioè, e nessuno crede in noi, diciamoci la verità, solo un certo gruppo crede in noi. Questo va riconosciuto. La Fassilione è cresciuto subito di questo progetto. Quindi va detto un grazie, sono qua anche per loro, perché posso garantirvi che in questo percorso qua hanno dato una spinta enorme. Quindi oggi ci siamo tutti, perché comunque ci ricordiamo 4 anni fa, non c'eravamo. Siamo mica tutti. Creiamo delle compagnie. Però ci siamo 5.000, però. 5.005, scusami. Quindi alla fine è un lavoro di tutti. Pubblico, però in primis bisogna ricordarsi, poi che piaccia o non piaccia, no, i 6 piccoli eroi siamo qua anche per loro, piaccia o non piaccia, qualcuno se lo deve mettere in testa. Poi ci sono dei percorsi che piano piano si cerca sempre di migliorare, però chi ha fatto le fondamenta non bisogna di dire grazie, tanto secondo me è arrivato anche il momento di dire grazie. Piace o non piace, io gli dico grazie, perché se sono qua è anche per loro, anche per cui i primi 4 che erano con me a aprire quell'ufficio dove c'erano sigilli, scrivania uno sopra l'altro, io sono ancora lì fuori. Non c'era più questa gente, mi dispiace, ma è la cosa più bella. Oggi siamo qua e va detto grazie anche a quella gente lì. Io glielo dico. Poi se qualcuno glielo vuole dire, non mi dispiace. Come dico grazie a Matteo Bolicioli, che qualcuno si è permesso di fare una ostensione che è incredibile. Ma Matteo Bolicioli, quando l'abbiamo conosciuto, eravamo in BNB.
lui aveva un contratto sotto in casa, che va bene tutto, uno può dire no, prendeva 350.000 euro netti. È venuto da degli scappati, come la gente ci chiama, e ha detto sì. C'è qualcun altro che lui ha fatto crescere, che ha preferito andare da un'altra parte. Noi gli abbiamo pagato, gli abbiamo dato da mangiare, gli abbiamo fatto crescere, ha rifiutato un telenale da noi per andare da un'altra parte. Ok? Scusami, ma mi nervosisco su questo. Sei un passaggio così importante dal punto di vista del meccanismo, insomma, cambia qualcosa nella percezione del pubblico che si trova rimane ovviamente una componente importante, anzi era imprescindibile del certo. Del base complessivo. Se cambia qualcosa per loro, se qualcosa da dire al popolo, ma al popolo io lo dico, grazie. Così come dire. Però è chiaro che è merito dei giocatori, è merito dell'allenatore, è merito della proprietà, è merito dei risultati. Cioè, è chiaro che una serie di componenti il popolo. È chiaro che se gli faccio una squadra che è ridicola, il popolo non viene. Cioè, purtroppo c'è anche quella gente che non viene. Quindi è chiaro che sta a noi a vendere bene questo prodotto, a cercare di farlo bello, cercare di farlo un po' più bello. Ma quello che conta è lo spirito che noi vogliamo presentare. Lo spirito che noi vogliamo metterci in questa società, mentre con grande serenità e grande tranquillità, ma il nostro stile è questo, cercare di veramente di metterci la massima passione, e siamo tutti una grande famiglia, per questo è il mondo fortitudo, assolutamente. Dobbiamo essere umili e cercare di veramente andare tutti nella stessa direzione. Però basta con queste polemiche, veramente io non riesco, cioè abbiamo fatto uno sforzo di mettere in pista tutto questo meccanismo e ci lamentiamo di che? Sono stati promossi, abbiamo fatto una finale, siamo andati alla 5, abbiamo perso gara 5 in semifinale solo perché è andato sulla Virtus. Bene, ho capito, però loro, io saprò che perdono, cioè non è che cosa abbiamo fatto, ho capito, quindi è meglio esserci o non esserci. Mi vuoi fare una critica per salvarci loro? Cosa devo fare? Ma basta? Cioè, ma mazza non c'ho più, cosa devo fare? Mi rimbocco le maniche, cerco di ripartire e cerco di rifare quello che posso fare. Con uno sport si vince e si perde, bisogna sapere anche perdere però. E mai andare in depressione. E se vai in depressione, è meglio che cambi sport. Qualcuno è andato in depressione, io non ci vado in depressione. Io non ci vado. No, poi dicevo che lo slogan per il 4008 semplicemente fortitudo di 4008 li rivolgo semplicemente fortitudo, ma li rivolgo anche 5005, quest'anno lo faccio tutto questo tempo, no, provo a vedere se qualcuno dice del 10%, non c'è posto, voglio il palazzo pieno, però maxi schermo fuori. Non c'è più il derby, da questo punto di vista pensi che la convivenza con la Virtus diventerà pesante, sta rimanendo insieme nella stessa casa? Secondo te cosa ti rispondo? Vuoi la risposta istituzionale o la risposta? Da una vita, questa conosco da quando eri abbonato e vendevi, facevi tutto un anno più di attività, quindi chiaro che io non so la risposta, però la risposta della società è che io voglio il mio palazzo. Ci state pensando con i denti soldi? Sto sognando. Sto sognando. Sto sognando. È chiaro che in questo momento bisogna essere molto razionali e bisogna cercare assolutamente di questo è il nostro impianto, questa è la nostra casa. Però un club che guarda avanti non può avere una convivenza, soprattutto a Bologna, come diceva Giustino Pescaccio. Noi siamo Bologna, il basket è un'altra storia. C'è un'identità, c'è questo è mio, noi questo è questo giorno lì è mio, pensare che ci va a sedere un altro, non c'è mio tenere. Cioè io a mio figlio gli ho fatto questo giorno. Pensare che ci vada a sedere un altro mi dà fastidio. Però è giusto che sia così, cioè
faccio fatto una battuta che poi ho chiesto a Marco assolutamente, cioè voglio andare a vedere il panel perché voglio capire bene come si vive le registrazioni, là sono più anche di qua, no? E a Ferragosto vado a vedere quello, quindi è importante per noi nella nostra parte, questo sì, questo sì. E quest'anno vediamo di come convivere insieme, no? Il sogno è cercare di avere la nostra casa, questo sì. Sulle strategie legate al mio sponsor, quindi anche la campagna di e anche la campagna di abbonamenti, che tempo ci sono? Campagna abbonamenti direi a fine luglio come l'anno scorso. Sugli sponsor stiamo lavorando queste due settimane, incontrerò anche Federico, cercare di, che in questi anni ci ha dato una grandissima mano, io spero che continui con noi, quindi il giro di 15 giorni vediamo un attimo in capace. C'è così fretta di farti quelle cose. Però vi posso garantire che, tornavo oggi a Prato, nel nostro anno, diciamo, l'opinione pubblica è sfortunato perché è andata sulla via, c'era la depressione totale. Però vi posso garantire che ho ricevuto più di telefonate di sponsor che mi hanno detto, Cristian, vai avanti, dobbiamo capire l'anno scorso. Noi ci siamo. E non dico sponsor di quelli, sponsor importanti. Quindi, alla fine la competizione in questa città ha sempre dato grandi stimoli anche al nostro corpo, ai nostri amici della sono molto contento che in questi 4 anni abbiamo fatto vivere alla città di Bologna questa veramente voglia di sport, veramente tanta voglia di fortitudine. Sono nati tanti fortitudini in questi 2 anni, non dimentichiamo. E tanti giovani si sono avvicinati alla fortitudine, perché alla fine abbiamo fatto un ottimo lavoro, un ottimo. Qui c'è gente che critica la società dove è qua, io rispondo tutto. Abbiamo risposto a tutti. Siamo qua. Ah, Bonicioli, fa tutto Bonicioli. E via. Ma perché? Chi l'ha detto? Cioè, no, non ci piace parlare. Ci piace lavorare e fare i fatti. Cioè, non devo venire in conferenza stampa tutti i giorni. Cioè, a me non mi frega niente. Non faccio né conferenze stampa di addio, non faccio conferenze stampa perché faccio altre cose. Cioè, non faccio conferenze stampa di niente. Faccio una dopo cosa da dire. Noi lavoriamo. Questo è il nostro stile, cioè, non ci interessa, facciamo le nostre cose, ci siamo, ho pagato i stipendi che mi ha detto la società c'era. C'è qualcuno che avanza dei soldi? No, la società c'è, questi 3 anni c'è sempre stato, e come che c'è stato. Quindi, se qualcuno ha, siamo qua, anzi, siamo sempre qui. Se qualcuno ha dei problemi o dei dubbi, sembra che ci siamo nascosti, se uno ha dei dubbi ci fa delle domande e le risolviamo. Io penso che vi dare una cosa che invece al di là dei dubbi è la vostra favore, cioè il fatto che un motivo di critica da parte della piazza è stata la, tra virgolette, rinuncia a un progetto giovani sulla prima squadra, quelle partenze di montagna, che andavano per i giovanissimi di Cambia, di Campo Grande e vabbè, anche di questa stella che è nata un'altra. Però in realtà la Tallinn si sta muovendo molto bene, insomma, no? Quindi sono progetti di crescita ulteriore e quindi una prima squadra, veterani e sulla carta, almeno in questo momento, dal mio punto di vista, è più competitiva di quella dell'anno scorso per poter cercare di essere promossa, unita a un settore giovanile che si sta muovendo bene, penso al rinnovo dell'accordo anche di collaborazione con la SC, mi sembra un mix importante che guarda al futuro pensando anche ai giovani, nonostante appunto qualche dubbio di qualcuno. Questo è un tema un po' delicato e secondo me è giusto affrontarlo e io lo affronterei una alla volta. Partiamo da Candy. No. Candy ha fatto una sua scelta di vita che non condivido, ma glielo ho anche detto. Essendo un 97, c'è l'opportunità di un club professionistico di venire a portare via il giocatore comprando il parametro. Reggio Emilia mi ha chiamato e ha detto: Cristian, noi siamo interessati a Candy. Bene, però dai prestito. No, se ce lo dai in prestito non lo prendiamo, andiamo su un altro giocatore. Allora ho chiesto, parlo con il giocatore.
insomma, giusto un rapporto con Leo all'età di mio figlio, quindi sono cresciuti insieme, per me era come veramente così. Ho parlato con Leo in 3 secondi mi ha detto che voleva andare lì. In 3 secondi voleva andare a fare questa esperienza. Quindi, se io volevo fare l'antipatico nei confronti di Candy, mi mettevo il bastone a fare le ruote e facevo scappare dei giovani. Ma siccome che questa società è una società seria, ha fatto il bene di Leo Candy per la volontà di Leo di provare a giocare in A1. Quindi mi sembra una scelta intelligente della società di non mettere i bastoni tra volte al ragazzo giovane e cercare di fargli fare una sua esperienza. Punto. Molto semplice. È una scelta che ha voluto lui, noi non avremmo voluto, avremmo voluto dargli in prestito, fargli fare questa esperienza. E Gemini gli ha detto di no. Se io mettevo i bastoni tra le ruote, facevo un po' di confusione. Non ci sembrava corretto nei confronti di lei, ci stava detto Cristian vai, accontenta ragazza perché noi non vogliamo assolutamente questa cosa. Ma è giusto, non sa così. È un ragazzo di 20 anni, cioè io ho sempre odiato le società piccoline che lottano sui ragazzini, figurati se li metto, sai, chi ragazzo ha avuto quella volontà lì è giusto farlo, per il bene suo. Poi se ne pentirà, non lo so. Però è anche giusto dare l'opportunità a un ragazzo che ha voglia di andare nei professionisti di farlo andare. Cioè non è che abbiamo abbandonato il progetto giovane, ci sono delle condizioni in certi momenti che vanno in un'altra direzione. Secondo me abbiamo fatto il bene del ragazzo perché era una sua volontà e a un ragazzo di 20 anni che poi gli anni non era giusto. Secondo me abbiamo fatto i genitori bene. Perché i soci hanno detto questo, io ho condiviso in pieno la loro scelta. Campo Grande è un po' più delicata la situazione. Parlo con il coach mi dice, Cristian, per me dobbiamo lavorare su Campo Grande, per dargli un contratto di 3 anni, lo mandiamo a giocare un anno, guardiamo se il ragazzo cresce come è cresciuto in questi anni, dimostra di stare in campo 25-30 minuti da protagonista, e l'anno prossimo lo riportiamo a casa. Ti dico, mossa intelligente, giusto, concordi pieno. Chiamo il procuratore di Campo Grande, gli dico, guarda, vogliamo prolungare altri 2 anni. Lui aveva un contratto con noi, il 2017-2018 aveva già il contratto. Vogliamo prolungare il contratto altri 2 anni, lo mandiamo a giocare nella nostra società amica, dove Matteo Bonciolo ha già parlato col coach, dove c'è un percorso in questi anni, in questo anno, dove Matteo andrà anche giù 2 volte a seguire il ragazzo, e poi chiaramente se il ragazzo fa quel percorso come pensiamo, lo riportiamo su. Il procuratore dice no, in quella società non lo mando, lo mandiamo in un'altra società. Gli dico, scusami, ma il giocatore è mio di proprietà, mio di contratto, secondo me voi ci capite, lo ce l'ho, il mio percorso è quello. Non mi puoi ricattare, lui mi risponde, e io gli rispondo, io non ricatto nessuno. Questo è il nostro percorso. Fammi parlare con il giocatore, perché sinceramente io e ricatti non ci sto, io ti sto spiegando un percorso. Provo a chiamare il giocatore non mi risponde. Mi manda un messaggio che era meglio che io parlassi col procuratore. Da lì ho capito che c'era qualcosa che non andava. Ho chiamato il procuratore e ho detto, guarda, se è questo l'atteggiamento, che voi potete fare quello che volete, noi non ci mettiamo a litigare con nessuno, se il giocatore non vuole stare qua, può andare dove vuole, per noi non c'è problema. Lui ha un altro anno di contratto con noi, starà qua a Bologna, e farà quello che deve fare. Se questo è l'atteggiamento, fortitudine non si piega a nessuno. Molto semplice. Loro sono loro. Ci hanno mandato una raccomandata che sono usciti dal contratto, dovevano uscire, sono usciti. Ma io non mi piego da nessuno. Non c'è problema. Campo Grande l'abbiamo portato a casa noi da Roma, l'abbiamo portato su, l'abbiamo fatto crescere. Matteo Bonciolo ci ha messo la faccia per farlo diventare un giocatore. E questo è quello che i giocatori ti danno quando tu fai crescere certi ragazzi. E poi ti fai post
che saluta dicendo sono solo 2 anni di bella, basta. Poi Matteo ha estremamente fa lì, però basta, basta chiacchiere. Noi non ci facciamo mettere queste da nessuno. Ha scelto, si vede che altre piazze sono meglio della Fortitudo, però non ringraziare i tifosi perché prendi niente. Queste sono le verità di quello che è successo sul progetto giovane. Non è che non crediamo nei giovani, chiaramente anche noi abbiamo i nostri percorsi. Non ci facciamo mettere le teste in più da nessuno, assolutamente. Siamo molto dispiaciuti, così, soprattutto con Ciola. Perché la vetrina gliel'ha fatta prendere lui, essere presente, rischiando anche la sua faccia. Quindi non è che Bonicioli l'ha mandato via, è Cristian Palmari che l'ha mandato via. Così se vogliamo. Così qualcuno ci mette la faccia in più. Stai di zitto adesso? Io ho una domanda per Marco. Ah, oh, vabbè. Non ci abbiamo neanche l'acqua, Marco. Non ci abbiamo dato neanche l'acqua. No, vabbè, il rapporto con la Fortitudo, da giocatore... Sì, era... scusa, lui non ha fatto i post. Sì, no. C'è un curriculum un po' diverso. Quanti spediti? Sì, il rapporto con la Fortitudo si era chiuso, come dice Cristian, senza posti. Però forse mancava qualcosa, no? Allora io ti chiedo se questo desiderio, quella promozione che era sfumata in Veracino Convention, e allora io ti chiedo se questo desiderio, no? Sfumato sul finale, è stato ed è una delle motivazioni che ti hanno portato a rimetterti in gioco adesso in una veste differente. Ma ti devo dire, sono due cose totalmente diverse. Io quello che avevo detto dopo l'anno che avevamo perso la finale era che mi sarebbe piaciuto ritentare la scalata alla Serie A da giocatore. Ovviamente sono state fatte a livello societario scelte diverse, ma non c'è stato nessun rammarico da parte di nessuno, perché sono i corsi della vita. Tant'è vero che quest'anno, quando Cristian mi ha richiamato, mi ha sorpreso molto. Il fatto che lui mi ha chiesto di mettere a disposizione della Fortitudo la mia esperienza è sicuramente una cosa che mi ha dato molto orgoglio. Io mai avevo pensato di poter fare il dirigente. Il fatto che lui me l'abbia proposto in una società ambiziosa e di tradizione come questa è sicuramente la spinta che mi ha fatto tornare indietro. Poi, come ho detto tante volte, ci sono alcune società che in momenti particolari della mia vita professionale e non solo, anche a livello familiare, mi sono state vicine e mi hanno dato una mano a rialzarmi. Una di queste è sicuramente la Fortitudo. Quindi con Cristian c'è un affetto che mi lega oltre a quelli che sono stati i miei momenti da giocatore, e spero ora di poter ripagare la fiducia che lui e la proprietà hanno riposto nella mia persona. Quindi questa è la spinta principale, insomma. Secondo una battuta. Se si può, il tuo predecessore al primo anno del tuo ruolo, dopo qualche mese, era in campo. Tu hai già le scarpe pronte per giocare? Ma ti direi di sì, perché comunque un giocatore si sente sempre una Islander. La realtà dei fatti è che più di no, perché comunque la squadra che è stata allestita è di altissimo livello, di alta qualità, e quindi credo che sia giusto ad un certo punto della vita prendere coscienza che si è diventati grandi e che questo sport, insomma, è arrivato alla fine. Quindi credo assolutamente che non ci sarà questo rischio, insomma. Che cosa serve per vincere? Come diceva Cristian, è tutta una serie di fattori. Prima di tutto la determinazione del gruppo. Non si può dire che qui non si lavori per arrivare pronti nei momenti importanti. Bisogna vedere come il gruppo riesce a identificare la volontà di andare proprio oltre i propri limiti. Quindi, insomma, si sa che una promozione su 32 squadre è una follia, è un obiettivo molto difficile da raggiungere. Ci saranno tante pretendenti che cercheranno di fare bene, quindi è il gruppo che deve trovare dentro di sé la spinta per arrivare il più in alto possibile. Su questo fattore, come pensi di interagire?
come ho detto, portando la mia esperienza di giocatore, ci sono già tanti giocatori di esperienza, però magari portare la mia esperienza nei momenti che contano, penso possa essere un piccolo valore aggiunto, sommando a tutte le altre cose che la società metterà a disposizione dei giocatori, oltre al fatto che c'è un tecnico, uno staff tecnico di altissimo livello. Penso sia solo una questione di esperienza. Marco, volevo chiederti se comunque la decisione di smettere di giocare la prendo oppure no. Cioè, se ho giocato fino a 3 minuti. Sì. E se è stata una decisione, appunto, quella sul momento, se comunque... E tra l'altro anche se prevedi, insomma, se ti aspettavi forse magari un riconoscimento maggiore per... quello che hai fatto tutta una carriera, sei il punto uomo con tutte le finestre della passata interna. Un riconoscimento in che tipo di... Cioè, non so, che magari se ne parlasse un po' di più dal punto del fatto che smetti di giocare. Quindi la decisione immagino che sarà anche costata, immagino, insomma. Senti, io già inizio dell'anno scorso, la stagione scorsa, avevo investito un po' di tempo nella sperata di una chiamata di alto livello, perché comunque mi sentivo di poter dare l'anno scorso un altro anno di qualità. Poi chiaramente ho fatto un po' i conti con l'età anagrafica, con quella che è la situazione del panorama della pallacanestro in Italia. La spinta a smettere è arrivata con questa chiamata. Come dicevo prima, un giocatore si sente invincibile, quindi il fatto di dire smetto per come la vivo io è un po' dire cavolo, sono diventato vecchio. Quindi, insomma, prendere coscienza di quella che è il diventare grande, comunque pensare a un futuro, nonostante sia sempre stato un giocatore che si è preparato a tutti gli scenari possibili e immaginabili, insomma, è sempre una scelta importante. Insomma, io per 20 anni ho fatto questo, è stata la mia routine, quindi a 40 anni rimettermi o comunque riorganizzarmi nella vita sportiva, non sportiva, professionale, è sempre comunque un cambio importante. Ma ti devo dire niente per il momento posto? No. Nel frattempo ti sei andato, tra virgolette, nel management, nell'ambito economico, no? Questo ti ha aiutato a ricoprire questo ruolo? Decidere di io credo che sentendo anche Cristian parlare prima, ovviamente anche la gestione della società sportiva è sempre più a livello manageriale, quindi credo che portare anche la mia esperienza di studio, perché a quella di consulente, possa essere solo d'aiuto. Non si basa più solo su quella che è la qualità sportiva, ma penso che le società sportive, e il calcio lo dimostra, sono delle proprie aziende, quindi insomma ti fa quadrare i conti, trovare risorse, comunque far sfruttare al meglio quelle che sono le capacità produttive del marchio, dell'immagine, sono fondamentali. Ti fanno anche una domanda tecnica da ex giocatore di 3 mesi e su carriera su tutto il tempo, che si rilancia un po' quella che faceva prima presidente. In caso di mancare la loro fusione, al di là dell'alternativa, tu ritieni quindi con la squadra, hai qualche più utile a qualche punto già di per sé che ora competitivo per poter aprire la partita? Io credo che comunque tutti i giocatori che fanno parte di questa squadra siano i migliori che potevano arrivare qui in questo momento. Non penso che ci voglia nome, non penso che ci voglia un passato glorioso, ma credo che ci voglia una gran spinta e una gran voglia a far bene. Ogni gruppo, ogni squadra, ogni situazione, ogni città è una storia a sé stante, quindi la cosa importante è come questo gruppo, che viene praticamente rifondato da zero, riuscirà a migliorare e a unirsi in questa stagione. Come dice Matteo, è importante arrivare pronti alla fine. Quest'anno penso che il processo di crescita con giocatori maturi possa essere, nonostante parta quasi da zero, molto più rapido. Il fatto che della squadra nella quale giocate c'è solo italiano, sì, è diverso da quello che ha fatto l'AMA, perché l'AMA veniva dalla squadra e diventava una figura dirigenziale. In un certo senso è un punto a favore, un punto contrario, un punto indifferente. Cioè, è un ruolo completamente diverso in un certo senso rispetto a quello di l'AMA. Sì, questo indubbiamente. Io penso che la mia bravura, ma comunque anche quella che penso abbia spinto la società a arrivare qui, è un po' quella che è stata la serietà, che è stata 20 anni di carriera, è quella che è un po' la mia persona di indole.
quindi chiaramente non potrò essere il compagno di spogliatoio, non potrò essere il compagno di allenamento, non potrò essere un compagno di fatica durante le partite. Come dici tu, un ruolo totalmente diverso, credo comunque che delineato quello che è il mio ruolo all'inizio stagione, non penso ci siano grosse difficoltà a essere accettato, insomma, anche perché qui tutti lavoriamo nella stessa direzione, quindi non è che io vengo a stravolgere quello che è la normale vita di squadra. Come ho detto prima, vengo a portare la mia esperienza di giocatore, quindi trascorso importante, quello di aver fatto parte di società che hanno vinto, quindi ho visto un po' la gestione, e niente, porto solo la mia esperienza. Chiedo a Cristian, al Presidente, a che punto è la trattativa per l'acquisizione del giocatore verde, e a questo punto se effettivamente già nella prossima stagione sarà a casa della Fortitudo. Sì, la prossima settimana si fanno tutte le carte e la Fortitudo si trasferisce tutta la faccia. Assolutamente sì. Ne parleremo a breve. Allenamenti di bambini, sì, tornando al discorso che diceva prima Marco, insomma, un club moderno deve cercare di aumentare il fatturato. Noi abbiamo visto in quella strada lì l'opportunità di aumentare il fatturato per fortuna. Quindi questo sì, dai servizi, dalla proprietà, insomma, nascerà un progetto interessante che verrà acquisito dalla fondazione, quindi nasce un percorso interessante che a breve vi verrà illustrato, assolutamente sì. Assolutamente sì. C'è il primo passaggio per fare un primo, per cercare di provare sempre più sul territorio, di avere qualcosa di nuovo. La cosa più importante è la base, insomma. Per il discorso giovanile invece ci sarà la riapertura della tuberosteria, si sta già lavorando pesantemente. Federico Politi, che è il nostro responsabile, avremo 4-5 ragazzi da fuori, quindi riapriremo un percorso su giovanile molto interessante. Stiamo lavorando anche su un giocatore africano, un ragazzo molto giovane, che sarà il primo che portiamo dopo il rinascimento partito qua a Bologna. Cioè, abbiamo aperto un canale in Africa, stiamo veramente investendo molto su quelle giovani, che se ne dica, che vanno via, ma noi su questa base ci stiamo lavorando molto. Durante gli allenamenti che stiamo facendo adesso ci sono parecchi ragazzi, non mi nascondo, molta gente che ci mandano ragazzi del 2000, del 2001, del 99 a venire a Bologna, a cercare di portarli qua a Bologna, perché sanno che qui sui giovani i risultati dimostrano che il nostro staff tecnico è il miglior staff tecnico che c'è in questo momento in Italia. E vi dico che ci sono gente molto importante, come giocatori molto importanti, che li portano qua. Stiamo aprendo collaborazioni con altre società, insomma, stiamo lavorando molto sotto. Però di raccontarlo, lo raccontiamo tutti avanti. Io sono qui dicevo prima, non è che dobbiamo fare conferenze e scrivere tutto. Io sono lavorato con calma, con tranquillità, con valigie solide, stiamo facendo dei progetti veramente molto, molto interessanti. E l'Academy è uno di quelli. Sa dire che sei, dopo un po' di tempo, il primo presidente veramente operativo che si dedica solo esclusivamente alla Fortitudo, in un certo senso. Sì, è un presidente per anni, mi piace dire. Sì, mi dà tanto orgoglio questo, assolutamente sì. Perché, come dicevo prima, la faccia se la mettiamo, non mi va di mettere, assolutamente. È arrivato il momento, quindi è giusto che sia così. Ci prendiamo, dicevo prima, con un ufficio, la responsabilità che ce la prendiamo proprio avanti, perché insomma, non capita tutti i giorni, essere così nella capitale. Ritrovarsi a Bologna. Dopo di parità, quando mi chiama presidente, mi viene. Mi chiamo per il Siro sopra. Lavoriamo assolutamente.
siamo qua per il top, come diceva prima. Non è vero. Siamo qua per il top. Per un giorno? Di raduno sarà. Il 18. Il 18 agosto. Sì. Salite subito su Lizzano. Il 19 saremo subito a Lizzano. Sì, il 19 andiamo a Lizzano, poi c'è una serie di amichevoli che ormai adesso stanno sistemando e a breve li manderemo un po' tutte le comunicazioni. Sì, sì. Faremo raduno qua, come facciamo di solito, poi non so se la sera stessa o la mattina adesso volteranno un attimo la situazione, facciamo la settimana a Lizzano, il 19 faremo la festa su, stiamo definendo un po' tutto. Quest'anno anticipiamo a Lizzano, perché l'anno scorso era un po' più avanti, quest'anno anticipiamo e andiamo subito a Lizzano. Stiamo benissimo a Lizzano, un posto fantastico, un posto stupendo, c'è una piscina fantastica. Assolutamente. Per quanto invece riguarda le prime due partite di campionato, sì. State valutando, aspettate sì, il calendario. Aspettiamo un attimo il calendario, vediamo un secondo, ma sicuramente stiamo valutando sia Rimini che sia Firenze. Stiamo valutando. Non prendereste quel legge di alcuni giorni magari, sfruttereste. Vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede, ma diciamo che le due scelte sono Rimini e Firenze. Stiamo vedendo logisticamente. Firenze mi sembra una piazza interessante da andare a coltivare. Viene una stuzzica un po' a palazzo grande. Però vediamo. Sono vicino a posta. Stuzzica. Vediamo un po', insomma, però adesso dobbiamo parlare un po', vedere un po' logisticamente, costi, situazioni, dobbiamo vedere un po' di però diciamo che abbiamo queste due alternative che abbiamo valutato. Vediamo il calendario, vediamo le squadre, vediamo un attimo chi sono le più due. Io ora fare una domanda però che non si andrebbe con fortitudine, però che racconto qualità. No, non mi frega niente nessuno. No, credo. L'1 luglio c'è stato Vasco Rossi che ha fatto i 40 anni di provire da Punto Radio. Tu per Punto Radio hai fatto qualcosa? Abbastanza. Ci racconti un po' più? No, dai. Questa è un'altra mia passaggio della vita importantissima. Sì, avere aperto quella radio lì da tanta roba, insomma, per me è da tanta roba. Quindi è un pezzo della mia vita che porto con me e domani sarò. Ora sono su Radio Sportiva, ma vado a casa mia, quindi domani mattina torno a casa mia. Sì, sì. Sì, serve il gioco lì da sotto. Però sì, è stata un'avventura, non so tempo. Sì. Anche quella è stata un'esperienza. Anche quella è partita da zero, no? Quindi, è stato bello, poi con Emanuele abbiamo fatto degli anni. Però anche questo a me piace partire da zero, quindi riportare su le cose mi piace, insomma, vado dentro al problema a 360 gradi. Però sì, la gente che qua, un po' parecchia gente è passata da lì. Grazie del ricordo perché ce l'ho dentro. Quindi, la radio ci sono super congelato. Sì, assolutamente. E c'era, prima scorso c'era. Non potevo mancare. Quindi sicuramente è stata una fase importantissima, però questa posso garantire che dà un'adrenalina che non, e questo l'ho detto grazie anche al collaboratore per cui con me è importante per me lui, e quindi gli devo dire grazie assolutamente. Ci conosciamo da quei tempi. Altre cose che Valentina mi fa. Io ho una domanda per il discorso della fondazione, se presto i nuovi soci entreranno a settembre. Quando sarà ufficializzata la fondazione? Teoricamente con i tempi tecnici delle istituzioni si detiene per giù settembre. Sì, mi parlano di metà settembre. E tra i vari soci che stanno trattando il cash, potrebbe esserci anche Aspen che vuole in qualche modo, oppure no? Discorso di no, Ascom no, assolutamente no. Non fanno parte dell'associazione, cioè, fanno parte di imprenditori, un'associazione di categoria assolutamente.
tornando alla domanda che mi diceva prima di Galletti, il ministro è nostro tifoso e ha voluto partecipare a questa avventura, poi speriamo che partecipi veramente a tempo pieno, fra virgolette, con i suoi impegni, ma ha visto quello che sta nascendo, cos'è questo poco? Lui è tifoso nostro, quindi ha voluto esprimere anche lui un augurio e un impegno a darci una mano a costruire questo percorso. Quindi sa bene cosa vuol dire fortitudo, sa bene cosa vuol dire proprio la fortitudo. Nulla di più di meno. Poi a settembre vediamo un attimo cosa, come si metteranno le cose. Però è molto vicino a questo percorso, questo sì. Ha detto che a luglio iniziano i lavori del Canadorfa. In camera. Quindi no, cioè, qualcuno fa rischiarsi. Sto lavorando e a breve ci dovremo anche incontrare. Quindi no, stanno già lavorando perché il primo lavoro è dividere la caldaia, separare la caldaia perché insieme alla scuola. Il secondo intervento sono le luci, no, stanno lavorando. Ah, okay. Sapevo anche proprio il spogliatoio. In che senso? Che erano da rifare. Per... No, c'è qualche spogliatoio, il nostro non è da rifare. Qualcuno di quelli dei ragazzini? Sì, no, c'è qualche problema, c'è qualche problema. Adesso nulla di così problematico. No, oh, beh, vediamo. Sai, assolutamente. E quando posso a casa? No, però nulla di però si mette a posto. Ma i singoli fortitudini così verranno dettati. Ma io mi attaccherò qua. Mi incarterò. No. È un argomento difficile, Alessio. È un argomento difficile. Che dobbiamo cercare di capire. Faremo due grate, non so, no, scherzo. È un argomento un po' difficile che raccontare diventa un po' difficile. Metteremo dei led, non lo so. È ancora un po' prematuro, sicuramente non è una cosa semplice, questo l'ho detto 4 mesi fa e qualcuno si è scandalizzato, però mi dispiace, non scandalizzo, però purtroppo non è una cosa semplice, questa è casa nostra, la mia vita, loro hanno fatto dei bar, cioè poi un po' si deve cercare, che non è una cosa semplice, però posso garantire che con Loredana lo sia dato di dimissione. Giulio ho sempre trovato persone squisite, quindi ci manterrebbe. Adesso vediamo come parlare, stiamo ascoltando un po' di sviluppo. I tempi per il bando di gestione della ruta, Sì. Prima vediamo di cosa parla sto bando, poi vediamo se facciamo richiesta o no. Cerchiamo di capire quando esce sto bando, valuteremo, i soci valuteranno se è interessante o no, dopo valutiamo un secondo, insomma. Vediamo come ci può. In passato si era parlato anche di un museo. Cioè, le cose sono cambiate in questo momento. Diciamo, come dicevo prima, un club ambizioso e moderno deve arrivare su quella strada lì. Poi ne abbiamo parlato 2 anni fa e non so, cioè, ma dobbiamo capire tante cose. Visto la situazione, avere prodotto di proprietà, quindi palazzi di proprietà e centro sportivo di proprietà, diventa più semplice. Quando il prodotto non è tuo, diventa più complicato. Adesso sarebbe il terreno per costruire una Paladorfa Bisla? Terreno, se lo perdono, no, in quel punto di terreno. Ce n'è anche lì, ma non ce n'è solo lì, quindi se si valuta bene qual è la strada migliore, si valuta anche di capire la fattibilità. Cioè, quindi, però sicuramente bisogna arrivare lì. È inutile stare a fare dei traslochi di qua, di là, di su, di giù. C'è sempre che un museo che non è coperto. Io faccio un museo, voglio prendere. Quindi la strada, il futuro, l'obiettivo che tu intravedi e vuoi raggiungere è un palazzo tuo, sì. Tuo con il proprio sì. Tuo. No, non mio, di Cristian Torres. Non è necessariamente il paradosso. Questo non si può comprare, io comprerei questo. Però questo non si può comprare, secondo me è il suo primo, un club ambizioso, un club che pianifica, deve avere un club di proprietà. Un palazzo di proprietà. Assolutamente sì. Poi che si arrivi, che se non sono, non è un altro discorso, però in questo momento devi cercare di avere sempre di più in pratica.
è ancora in questo momento nella dimensione del sogno? Sì, sono appena arrivato, nel sogno, ogni anno. Non è che possiamo fare l'Italia, non si fa in 24 ore. È chiaro che avere degli obiettivi e avere dei sogni, secondo me, è già molto importante. Poi se ci arriviamo, adesso il primo passaggio è il centro sportivo, che non è poco, credo. Che con tutto rispetto, in questi anni nessuno l'ha fatto, perché i presidenti più ricchi di noi, e bisogna di verità, parlo sempre dei sei piccoli eroi che riescono a portare un centro di proprietà, diciamoli di no, diciamoli che la stanno già. Questo io veramente non lo mando giù, perché poi la fondazione è andata via, quindi diciamo che questo percorso viene dai soci prima, poi è chiaro che danno una mano anche la fondazione, però se un club riesce a avere di proprietà un centro sportivo, non so quanti club di basket hanno un centro sportivo qua. Mi sembra che la società ci sia. L'associazione Per Amore Sopra Amore fa parte della fondazione dei 10 figli. Si sta lavorando su questo percorso, non vi nascondo che sto facendo un po' di chiacchiere anche con l'associazione, insomma stiamo cercando di trovare la maniera di che l'associazione Per Amore abbia un ruolo importante di più, insomma stiamo parlando anche per cercare di capire se sono percorsi interessanti anche per l'associazione in quella direzione. Non so con tutti, il piscino è ancora bello. Basta, liberi. L'acqua non ve l'ha data, siamo il poveretto. Possiamo andare dell'acqua a questi poveri ragazzi che qua ascoltare due marce. Cosa chiudo? Sì, chiudi. Possiamo chiudere anche il nostro, che non vorrei. Io vi posso dare un po' da metà, sei di bicchieri.